San Giuliano Terme. Esattamente 10 anni fa, da qui è scomparsa Roberta Ragusa. Il marito, Antonio Logli, è stato processato e condannato in via definitiva per omicidio e occultamento di cadavere. Ma adesso ci sarebbero delle novità. Tu continui a rimanere della tua idea, cioè che non sia stato papà e che sia innocente. Già, sia io che mia sorella, sì. Siamo sempre stati convinti della sua innocenza. Il super testimone non è attendibile. Le carte lo dicono chiaramente. Basta leggerle per bene. L'ipotesi è che Roberta Ragusa non sia morta, ma sia fuggita all'estero. Soprattutto negli ultimi periodi in cui è stata con noi, era una mamma sì premurosa, sì paziente, però comunque stressata. Ecco, era c'era comunque qualcosa che non andava. Oltre un anno fa, Daniele Logli, il figlio di Roberta Ragusa, è stato nostro ospite e era qui nel nostro studio e ad alcune mie domande rispose con convinzione sull'innocenza del padre Antonio. Sentite. Daniele, tu rimani, nonostante tutta diciamo, la vicenda giudiziaria, che è stato uno insomma, dei processi anche mediatici più noti degli ultimi anni, tu continui a rimanere della tua idea, cioè che non sia stato papà e che invece papà si trovi in carcere senza motivo, perché non è stato lui, che lui sia innocente. Esatto. Tu e tua sorella. Sì, io che mia sorella, sì. Pensate. Siamo sempre stati convinti della sua innocenza, e lo siamo tutt'oggi. Senti, perché c'è stata questa denuncia col super testimone? Che cosa ti ha detto? Sei riuscito a parlare della questione di Loris Gozzi con tuo padre? Stiamo parlando della questione recente, sì, nello specifico. Della denuncia. Ma senta, per quanto io so, è stata una denuncia per diffamazione nei suoi confronti. Io, onestamente, questa è una cosa di cui si occupano i principalmente legali, non voglio entrare nel merito, diciamo, delle motivazioni o di quant'altro. Beh, Riccardo, insomma, un figlio che comunque sta difendendo il padre, che cosa ne pensi? Perché fra un po' sentiremo la Lavagli che assistiamo non solo in questo caso a volte a figli che si aggrappano emotivamente, giustamente dal loro punto di vista, a quella che è l'innocenza di un genitore, perché perdere un genitore, non averlo più, non avere più neanche il corpo da piangere, è qualcosa di terribile. E altrettanto terribile è quello di avere un altro genitore responsabile di questa fine. E quindi non resta che esprimere profonda solidarietà da questo punto di vista, certo. Poi prendere atto anche di quelle che però sono state le vicissitudini processuali da questo punto di vista e la verità che è emersa da questo punto di vista di un matrimonio, anche qui, con delle enormi complessità, perché dietro a questi fatti, a queste scomparse, a queste morti, sì, ci sono sempre delle profonde spaccature e profondi dolori personali che poi alla fine si esprimono e vanno a concludersi in atti cruenti, in dolori che poi restano anche nei figli a lungo, con dei punti di domanda enormi che si risolvono poi nel bisogno di avere una certezza, un affetto, un amore nei confronti di chi si sente più vicino, cioè un genitore. Maurizio, 1, 2, 3, 4, Maurizio Ricordari, a te. Sì, buongiorno Leonora. Noi siamo proprio qui davanti alla casa di Antonio Logli, la casa che condivideva appunto con Roberta Ragusa, con la famiglia, la casa in cui tutto 10 anni fa è nato. Da qui è scomparsa Roberta, da qui è iniziata questa storia che poi ha avuto una serie di evoluzioni. Come sapete c'è un percorso giudiziario che è stato completato, la sentenza è passata in giudicato, Antonio Logli è stato condannato anche in Cassazione, per lui è arrivata questa condanna a 20 anni, ma oggi si parla del processo di revisione, ipotesi o meglio di una richiesta di revisione di questo processo, ipotesi che
che parte dal team difensivo di Antonio Logli e che è fondata su una serie di punti. Due, lo dicevamo in copertina, sono quelli fondamentali. Da una parte ci sono dei cartelloni che sono stati trovati nella soffitta di questa casa proprio durante le indagini difensive che sono state fatte, cartelloni nei quali si poteva immaginare, ipotizzare, che cartelloni scritti da Roberta Ragusa in cui si poteva immaginare che lei avesse, come dire, l'intenzione di allontanarsi volontariamente da casa. Questa ovviamente è la teoria sostenuta dalla difesa. Dall'altra parte però c'è un altro punto fondamentale ed è legato alla testimonianza che poi è diventata la testimonianza chiave di questo processo. Ricorderete che al centro di tutta l'accusa sostanzialmente, della condanna poi che ha portato alla condanna di Antonio Logli, c'era la testimonianza di un vicino di casa, un vicino che abita un po' più in là sulla destra, anzi abitava un po' più in là sulla destra, e che raccontava di aver visto quella sera prima un'auto con a bordo probabilmente una persona che doveva essere Antonio Logli a bordo strada e poi successivamente di aver visto due persone che litigavano, Logli appunto e la moglie Roberta Ragusa, che avrebbero litigato in maniera animata, accesa su quella strada in quella sera nelle ore in cui poi Roberta effettivamente è scomparsa, vicenda che ovviamente Antonio Logli aveva sempre smentito. Ebbene, secondo la difesa ci sarebbe un nuovo testimone, un testimone al quale proprio Loris Gozzi, quel testimone chiave della vicenda, avrebbe detto che in realtà lui quella sera non aveva visto Logli, non era vero che aveva visto Logli. Questo elemento chiaramente potrebbe cambiare profondamente la posizione di Antonio Logli, secondo ovviamente il team difensivo. Questo elemento è uno degli elementi per i quali oggi la difesa di Antonio Logli è pronta a chiedere appunto la revisione del processo. Bisognerà vedere in che direzione andrà questa vicenda, ma chiaramente a 10 anni di distanza è certamente una notizia forte e clamorosa, e a questo punto si attende di vedere quando verrà effettivamente presentata questa richiesta. Bagli, che cosa, tu sei consulente di parte, che cosa ti senti di dire oggi? Buongiorno Anna. Buongiorno Leonora. Come giustamente diceva Maurizio, noi depositeremo a breve l'istanza di revisione perché che si fonderà essenzialmente consulente questa di parte, nuova testimonianza. Consulente di Logli ovviamente, sì. Lo specifico sì. per il pubblico. Dimmi. Certo. Come diceva Maurizio, appunto, noi disponiamo di una nuova testimonianza che va ad invalidare quella di Loris Gozzi. Come sappiamo, la revisione è un mezzo straordinario, perché comunque in questo caso c'è una condanna definitiva che per la legge italiana Antonio Logli ha ucciso Roberta Ragusa. Quindi ci vuole una prova molto forte per dimostrare la sua innocenza e quindi per avere la possibilità di riaprire il processo. Siamo stati contattati da questo testimone come difesa, che ha appunto raccolto una testimonianza fatta dallo stesso Gozzi, in cui gli era stato detto appunto che non aveva visto niente la sera della scomparsa di Roberta Ragusa. Perché mi permetto di fare un appunto a quanto detto di Gozzi? Di chi stai parlando? Di Gozzi. Perché io non ti sento bene. Di Loris? Cioè, sì, di Loris. Lui. Noi abbiamo un nuovo testimone del quale non posso fare il nome per ovvie ragioni, perché depositeremo nelle prossime settimane, addirittura forse già la prossima, istanza e revisione. Questo nuovo testimone ha raccolto la testimonianza di Loris Gozzi in carcere, al quale appunto Gozzi gli ha detto di essersi inventato tutto, che in realtà la sera della scomparsa non aveva visto niente e di essere preoccupato perché poteva eventualmente essere nuovamente da Logli per falsa testimonianza. E quindi per noi è un passaggio fondamentale e chiave, perché è una prova forte che va a integrare quello che poi è richiesto per riaprire un processo. Grazie, purtroppo però insomma tutto questo non ci riporta indietro Roberta Ragusa. È il nostro abbraccio caloroso va alla famiglia di Roberta, che sta aspettando ancora di sapere che fine ha fatto Roberta. C'è una verità processuale che noi conosciamo molto bene ormai, e il corpo di Roberta non è mai stato trovato.